Benvenuti a questa nuova recensione. Oggi parliamo di un OST dedicato al pianoforte, ma non solo, poi vedremo. È Pianotech True Modeling, la versione 8 del Pianotech. È uno dei migliori OST in assoluto dedicati al pianoforte. Ne abbiamo tre versioni: il Pianotech Stage, che è la versione più compatta, insomma, per l'utilizzo anche dal vivo, Pianotech Standard e Pianotech Pro, versione che abbiamo in visione, e per la recensione la Pianotech 8 STD Standard. È uno strumento molto realistico, uno strumento, oltretutto, come vedete, anche con l'endorsement di alcune ditte conosciute, viene da ridere perché è la Steinway & Sons che insomma decide di fare l'endorser di uno strumento UST, vuol dire che quello strumento riesce a riprodurre e ricreare nel migliore dei modi quello strumento. È uno strumento leggero da utilizzare, anche perché non si basa sul campionamento delle note, le varie velocity, eccetera, eccetera, ma è un concetto totalmente diverso, è quella della modellazione virtuale del suono, ovvero il motore che fa muovere Pianotech va a ricreare quelle che sono le caratteristiche acustiche, fisiche e di microfonazione di vari strumenti musicali. Andiamo a prendere il primo strumento, è lo Steinway D Classical. Adesso andiamo a vedere alcune delle funzioni. Nel sito trovate tutte le specifiche, le spiegazioni che riguardano lo strumento. Trovate degli esempi che riguardano anche il morphing, che è il passaggio da uno strumento all'altro, con degli esempi, e trovate anche l'FXP del brano da scaricare e da poter caricare sul VST, che adesso stiamo utilizzando nella versione stand alone, assolutamente stand alone. Avete tutti i dettagli nel sito, che poi vi linkerò, le features. Quello che è contenuto negli strumenti, i vari strumenti sono contenuti, scusate, nel pacchetto principale, e anche quelli che possiamo acquistare poi in un secondo momento, perché possiamo ampliare la nostra collezione nella maniera più ampia possibile, a seconda di quello che ci occorre. Ci sono anche dei dettagli per quanto riguarda proprio la fisica e la tecnologia che è stata utilizzata per registrare, per ricreare, scusate, non registrare, questi strumenti. E poi chiaramente c'è la possibilità di acquistare questi strumenti. La versione Stage costa 139 euro, la Standard 269, la Pro 399, poi c'è il Pianotech Studio Bundle 8,99, dove ci sono tutti gli strumenti all'interno, e l'Organtech, dedicato agli organi a canne, che costa 269. Poi singolarmente possiamo acquistare i vari altri strumenti, lo Yamaha, questo è un rock piano, all'incirca 50 euro ciascuno, insomma, quindi è un prezzo assolutamente, mi sento dire, modesto. Andiamo a ascoltare alcuni esempi. Questo è lo Steinway. Allora, se andiamo a guardare le varie opzioni che abbiamo, le più immediate, abbiamo innanzitutto il player, che serve anche per registrare, quindi la comodità è anche non senza aprire nessun tipo di
Digital Audio Workstation anche con un portatile, trovo molto comodo collegare il nostro controller e poter registrare e ascoltare. Qua c'è una sezione dove possiamo mettere in play i MIDI. E possiamo anche andare a registrare. Poi c'è la sezione tuning, ci chiede il tipo di accordatura che vogliamo, temperamento equabile, quello zerlino, Werkmeister, flat, eccetera, eccetera. L'unison width, l'octave stretching e il direct sound duration. Per il voicing abbiamo l'hammer hardness. Il mezzo e il forte, l'hammer noise, lo strike point e il soft pedal se viene utilizzato o meno. Per quanto riguarda il design, la soundboard, l'impedance, il cutoff, il Q factor, string length, quanto sono lunghe le corde, la risonanza simpatetica, il duplex scale, l'energy e l'inerzia. Torniamo un attimo al modello di base, questo è un jazz, Steinway jazz. Possiamo gestire la velocity, effettuare la calibrazione della nostra tastiera. Possiamo Questo ci consente di calibrare il sustain. E questa è la ricreazione della calibrazione di questa tastiera, che non è una tastiera pesata. E la ritengo una cosa importantissima perché abbiamo molti strumenti VST che magari suonano benissimo, ma che non funzionano altrettanto bene perché poi in realtà stiamo utilizzando una tastiera non pesata e poi alcune tastiere sono completamente diverse. Qua ci consente di calibrare la tastiera nella maniera migliore possibile, insomma. Quindi dopo questo piccolo, insomma, passaggio possiamo suonare abbastanza tranquillamente e avere una risposta più adeguata per la nostra tastiera. Abbiamo poi una sezione, vabbè, volume, dinamica. Questa è interessante, la condizione del pianoforte, cioè se è mint, cioè nuovo, perfetto, e non esiste quasi mai il pianoforte perfetto. E poi la condizione va piano piano a scendere, vedete, cambia anche. Vedete, più opaca la grafica fino a diventare vecchio e usurato. Insomma, sentiamo Mint come suona.
andiamo a usurarlo un pochino. Se andiamo a usarlo ancora di più, bellissimo, insomma, possiamo creare degli effetti molto interessanti. Abbiamo la sezione microfoni, spero che ascoltiate in cuffia, una binaural. Abbiamo la versione stereofonica. E abbiamo sezione monofonica. Ci mettiamo un attimo su Binaural. Se andiamo a esplorare sezione microfoni, vediamo quanto possiamo andare a influenzare. Il suono, se mettiamo la sezione microfoni, abbiamo una marea di opzioni possibili, cioè semplicemente impostando i microfoni che andiamo a spostare. Abbiamo i tipi di microfoni che possiamo scegliere. E ne abbiamo 4 da gestire. Possiamo gestire non solo la posizione, la vicinanza, ma anche il direzionamento. E poi la quantità di quanto vogliamo quel microfono, e poi possiamo, ripeto, cambiarli in assoluto. Io una cosa del genere non l'ho vista in nessun Virtual Instrument. Veramente possiamo andare, poi se abbiamo delle competenze, non come me, di microfonazione, possiamo veramente ricreare qualsiasi tipo di effetto di microfonazione, molto vicino, molto lontano, c'è cioè una gestione totale del suono. Abbiamo la compensazione del volume e del delay che possiamo anche togliere, lo stereo width e il sound speed. Anche se non abbiamo una conoscenza specifica della microfonazione, possiamo andare a spostare i microfoni, non dico a caso, ma un po' a occhio, un po' a cuore, diciamo così, e cercare di ottenere il suono che vogliamo. Tutte queste opzioni possono essere salvate, possiamo avere la comparazione, possiamo avere delle impostazioni totalmente a caso lanciando il dado, otteniamo delle cose anche molto molto eccentriche. Andiamo ad ascoltare alcuni suoni, non tutti perché veramente ne sono veramente tanti. Thank you.
Torniamo un attimo alla schermata precedente, perché a tal proposito vorrei farvi ascoltare una cosa. Prima di farvi ascoltare altri suoni, ho dimenticato alcuni passaggi, scusate, preso dall'entusiasmo della microfonazione. Possiamo modificare l'action, damper position, damper duration, il mute, key release noise, il pedal noise. Sottolineo soprattutto il discorso dei rumori, perché se guardate ascoltate delle playlist su quelle per pianoforte su Spotify, che sono quelle che vanno per la maggiore, cioè un brano che vi finisce lì vuol dire sono un sacco di soldi, di diritti. Molti brani per pianoforte sono registrati con i VST perché si ascoltano, oppure imitano con i VST delle microfonazioni particolari. Ecco, il suono, il rumore dei tasti è anche una cosa molto eccessiva, fateci caso, è una cosa che va molto di moda, quindi poter giocare con questi rumori mi fa essere un po' alla pace, per così dire. Mallet bounce. Equalizzazione, possiamo avere diversi preset, punch, radio, fat beat, rock, sit in the mix, submarine e via di seguito. Poi abbiamo note effects, la modulazione, il vibrato e il tremolo possiamo avere. Gli effetti veri e propri, ovvero il delay, l'equalizzazione e la compressione. I tipi reverberi ne abbiamo veramente una marea. Possiamo caricare gli impulsi di risposta tramite wave. La possibilità di avere o non avere determinate al volo, insomma, senza andare nel pannello apposito, opzioni di delay, equalizzazione, compressione e reverbero. Ah, questo lo taglio. Ah, andiamo a ascoltare, dicevamo, alcuni altri esempi. New Age, Felt. Chamber recording. Player wide, player, scusate. Pianoforte preparato. Out, quello che abbiamo ascoltato prima. Bounce.
Bowed. Allora, qua abbiamo poi anche i layer che possiamo aggiungere. Questa è una cosa che avevo dimenticato. Possiamo aggiungere un piano elettrico a un piano. Normale per ottenere diverse opzioni di suono, insomma. Scusate, tolgo un attimo questo layer. Torno ai miei pianoforti, abbiamo ascoltato un Grand Steinway New York, ascoltiamo un Grand Steinway di Hamburg, Chess Recording. Consigliare il suono non sono in grado, nel senso che il pianoforte è una cosa molto personale, riguarda molto il gusto personale, quindi dipende veramente come lo si vuole utilizzare e per che scopo lo si usa. Questo è un cabaret. Dipende anche qual è la vostra idea di pianoforte, il suono che avete in mente per il pianoforte, che è una cosa che cambia molto da persona a persona in base agli ascolti che si fa. Abbiamo un grande K2, Warm. Player Jazz, o sto player oggi, eh? Abbiamo delle sezioni particolari. Una è dedicata ai piani MK2 Teens MK1. Ascoltiamo alcune versioni, jazz, sono molto belli. Soft. Jazz rocker. Flower Power. Songwriter. Overdriven.
qua abbiamo delle versioni, diverse opzioni, abbiamo la stereo line out e anche la questione effetti tra reverberi e amplificazione, vari preset, possiamo avere distorsione, plant stage, visiting stage 1. Chiaramente qua il reverbero è interessante anche lavorarci, il reverbero a molla è interessante. Abbiamo poi, vabbè, c'è anche il Leslie. Abbiamo poi un altro piano, il Vintage Reeds, You're My Best Friend. Wow. American Rock Backing. Anche qui con l'overdrive. Poi abbiamo un'aggiunta di un, vabbè, qui il Liars che vedremo in un secondo momento. Ci sono gli strumenti vari che si possono acquistare a parte in versione demo, quindi possiamo andare a provare, so, l'arpa. E il demo come funziona? Alcune note non suonano semplicemente. Tutto qua. Tutto qua, insomma, avete detto niente, non possiamo utilizzarlo. Arpa celtica. Tutti gli strumenti che vogliamo potenzialmente acquistare sono disponibili: la celesta, il vibrafono. E in tutti questi casi vale sempre il discorso del virtual modeling, insomma, che è alla base di questo strumento. Vi faccio ascoltare la chitarra classica perché è molto interessante. Qua abbiamo il discorso del voicing del design che è simile. Chiaramente cambiano la questione, insomma, effetti, non c'è il discorso della microfonazione che è diversa, c'è il legato on o il tapping, c'è
C'è l'Advanced Mode che possiamo utilizzare, insomma, per alcune caratteristiche. Gli effetti possiamo andare a accumulare, togliere, il reverbero che anche qui ha le sue varie preset che possiamo andare a utilizzare, mettiamo uno standard. Sentiamo alcuni suoni, Electric Jazz, ad esempio. Sembra partire una chitarra classica, comunque questo è un effetto particolare. Cosmic Bow. Corde. I rumori chiaramente possiamo andare a toglierli o insomma, aumentarli, possiamo scegliere noi per creare quel suono. Arpeggio. Molto buono e risponde molto bene, oltre al realismo, insomma, che adesso abbiamo in molti casi. Però qua, tipo Buzuki. Io lo sto utilizzando moltissimo questo pianoforte. Chiaramente possiamo andare a salvare i nostri preset e poi riprendere o scambiarli anche con dei amici. Vi consiglio sinceramente l'acquisto. Vi consiglio anche di provare i vari demo perché troverete degli strumenti molto interessanti e sicuramente troverete il pianoforte che vi è interessante, più interessante per voi, insomma, per i vostri gusti. Chiaramente avete anche qua la possibilità di acquistare dei pacchetti, insomma, di strumenti, costano un po' meno. C'è anche il clavinet, che è sempre uno strumento interessante. Con i vari preset, chissà se qua possiamo andare dal demo anche ascoltare tutti i vari preset. Sì. Per il resto vi consiglio di andare sul sito della ModArt, di effettuare il download o l'upgrade, se avete delle versioni vecchie di Piantech, insomma, come vedete i costi di upgrade, insomma, sono modesti, fattibili, e poi soprattutto la cosa interessante è che potete, ripeto, andare a acquistare diverse espansioni. Cioè, vediamo se c'è l'Harpsichord come demo, che mi sono scordato di farvi ascoltare, che per noi, diciamo,
insomma, tastieristi è una cosa sempre abbastanza interessante. Eccolo qua. Molto bello anche questo. Quindi niente, vi consiglio di andare nel sito, vi linko come sempre sotto il video il link diretto per raggiungerlo. Fatemi sapere che ne pensate, se avete utilizzato questo strumento, se lo provate, lo utilizzate, fatemi avere le vostre impressioni. Alla prossima, ciao!